Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Fra 2 anni rubato ai lavori dell'Aula, dove in realtà si discute di prescrizione formalmente, ma il tema delle ultime 2 giornate, lo sai meglio di me, è quello della patrimoniale. Col centrodestra impegnato con una batteria di dichiarazioni, hanno dichiarato più o meno tutti nel centrodestra, a ricordare a voi dell'opposizione, qualora aveste voglia di fare la patrimoniale, che una patrimoniale c'è già ed è l'IMU. Ma è che il centrodestra si schieri contro facendo le barricate non è una novità, diciamo. Difende come sempre ha fatto i ceti più agiati, chi ha di più in questo paese. C'è un problema però che riguarda l'opposizione. Di questo tema in Italia pare che non si possa discutere, eppure ogni volta che viene pubblicato un dato, uno studio da qualunque istituto, non c'è differenza, quello studio registra sempre la stessa cosa, e cioè che la ricchezza aumenta ma si concentra sempre di più nelle mani di pochissimi, mentre l'enorme maggioranza ne ha sempre meno di ricchezza, ha meno potere, ha meno opportunità. Allora, per quel che mi riguarda, il nome lo possono scegliere tutti gli altri, la chiamassero Topo Gigio, ma qualcosa che renda l'idea della ricostruzione di una dinamica di giustizia anche sul piano fiscale. L'aveva proposta nei giorni di dibattito sulla manovra? Io l'ho proposta molte volte, diciamo, abbiamo una proposta di legge, non pretendiamo che sia quella giusta, si può discutere dello strumento tecnico, ma c'è un punto di cui ormai discutono non le sinistre in giro per il mondo, ma i multimiliardari in giro per il mondo. Aspetti, fra 2 anni. Soldi che dicono, che ma chiedeteci qualcosa per in più. Salutare. Sì. No, le chiedo, siccome abbiamo fatto un esercizio di riavvolgere il nastro, perché l'ultima ad aver parlato di Topo Gigio, chiamerò così la patrimoniale, facciamo questo accordo, oggi la chiamiamo Topo Gigio, magari fa meno impressione, però l'ultima ad aver parlato di Topo Gigio è Elsa Fornero, ex ministra, professoressa di economia. Sì. Noi abbiamo riavvolto il nastro perché tante volte ne abbiamo sentito parlare. Vediamo un attimo e poi torno anche da fra 2 anni.